www.tg10.it. Bentornati ad una nuova edizione. Un quintale di baccalà proveniente da paesi scandinavi è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta durante un'operazione di controllo per la tutela della salute del consumatore eseguita con personale della locale azienda sanitaria provinciale. Il prodotto ittico era in precarie condizioni igienico-sanitarie e stipato alla rinfusa in un magazzino del capoluogo nisseno, senza le idonee attrezzature refrigeranti. Secondo le Fiamme Gialle, era pronto per essere venduto ad ignari consumatori, magari attratti da prezzi particolarmente bassi. I militari del nucleo mobile della compagnia di Caltanissetta hanno denunciato l'autore della presunta violazione. Promuovere l'istituzione di un gruppo di lavoro che si interfacci con l'assessorato regionale alla salute al fine di attuazione della legge regionale numero 5/2009, cioè un piano strutturale di interventi sanitari nelle aree a rischio ambientale della Sicilia. Lo chiede al presidente del consiglio comunale Alessandro Ascia il capogruppo consigliare del Partito Democratico Enzo Cirignotti. Il gruppo di lavoro, secondo quanto previsto dalla legge, è composto da sindaci, presidenti dei consigli comunali e manager delle ASP dei territori, compresi nei comuni di Gela, Milazzo e Priolo. Il gelese Ascanio Carpino è stato nominato dall'Assemblea Nazionale del Sindacato Nazionale Periti Infortunistica Stradale a far parte del Consiglio Direttivo Nazionale dello stesso sindacato. L'obiettivo da raggiungere assieme ad altri consiglieri di varie regioni d'Italia è quello di effettuare tutte quelle iniziative necessarie per la tutela e miglioramento della professione di perito infortunistica stradale. Era questa l'ultima notizia, vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione del TG10, oppure potete comodamente visitare il nostro portale all'indirizzo www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni.